mostra Mario Puccini, un Van Gogh involontario, nasce dal desiderio di far conoscere meglio questo artista che viene definito Van Gogh involontario nel 1913 dal critico Emilio Cecchi. Si celebrava l'anno scorso appunto il centenario della morte e lo celebriamo quest'anno. L'idea di Cecchi era un'idea non propriamente esatta, lo dipinge appunto come un Van Gogh involontario e quindi quasi come un artista incolto e folle. In realtà Puccini ha sì un episodio di disagio mentale, ma è un artista invece coltissimo e lucidissimo e questa mostra vuole proprio mettere in luce quelli che sono stati i fondamenti della sua pittura, da un lato il maestro Giovanni Fattori, che in qualche modo supera, nel senso dell'aggiornamento, della sua pittura rispetto al panorama artistico internazionale. Nel 1900, da quando ricomincia a dipingere dopo la parentesi, diciamo, della malattia, lo troviamo un artista rinnovato che fa del colore la sua scelta formale. Quindi un colorista, un istintivo, un artista che storicamente dalla critica è stato avvicinato a Van Gogh proprio perché ha questo smagliante cromatismo e questa passione istintiva per il colore. Importante è ricordare che con Van Gogh Puccini si confronta, come con altri importanti maestri europei, in qualche modo è stato evocato in questa mostra proprio per accogliere i dipinti che più si avvicinano a quelli del grande maestro olandese.